Scorso anno i Chicago White Sox hanno ottenuto nel gioco 63 vittorie, 22 in più rispetto alla vita reale, e di conseguenza abbiamo avuto un buon giudizio per il nostro operato. Non che ci volesse molto, nella realtà i White Sox, vi ricordo, hanno concluso la regular season con 41 vittorie, issandosi nel poco invidiabile record della peggiore squadra di sempre. E quindi arriva immediatamente il momento più importante di questo video. Dopo soli 4 episodi siamo in free agency, siamo a cavallo tra la prima e la seconda stagione. E quella che vedete è la schermata che ci darà un aiuto importante in questa parte di video. Siamo in quella schermata che riassume i 100 migliori giocatori disponibili in tutto il mondo MLB per provare a migliorare una squadra che lo scorso anno nel gioco non era possibile chiamare tale. Appunto, come ho sempre detto, è stata una cozzaglia di giocatori. Abbiamo visto giocatori importanti, Alex Bregman, abbiamo visto Juan Soto, abbiamo visto Pete Alonso, insomma, tanti giocatori importanti, anche Gleyber Torres è a disposizione. Tutti questi giocatori saranno importanti per attingere al mercato. Lo scopo del gioco in questo momento è migliorare le posizioni che ci vedono nella classifica inferiore rispetto alle squadre MLB. In particolare, lanciatori partenti, lanciatori di rilievo, seconda base, catcher, insomma, dobbiamo rivoluzionare mezza squadra, in particolare il monte di lancio. Però anche la seconda base non scherza, siamo trentesimi e inspiegabilmente Gleyber Torres, giocatore che nella vita reale è New York Yankees, è in free agency e di conseguenza... Perché non provare il colpaccio? Gli possiamo offrire veramente quello che vogliamo. Per ogni giocatore in free agency possiamo offrirgli il massimo di soldi che abbiamo a disposizione. In questo caso il budget per l'offseason è di 90 milioni di dollari. Noi andiamo direttamente proprio a cazzo durissimo. 7 anni di contratto, gli offriamo praticamente il super massimo salariale. Vediamo se Gleyber Torres sarà un nuovo giocatore dei White Sox. La schermata ci fa attendere. E Gleyber Torres inspiegabilmente firma con i Washington Nationals, e quindi una delle superstar che poteva evidentemente rivoluzionare la squadra ha declinato l'offerta. Questo è il bello della free agency, no? Tanti giocatori possono evidentemente firmare per scelte particolari. Ecco, Torres ai Nationals nella vita reale non succederà praticamente mai. Vediamo se Jack Flaherty, campione in carica con i Los Angeles Dodgers, vuol venire a Chicago o vuole andare per altri lidi. Il procedimento è lo stesso: massimo di soldi, massimo di anni, attenzione. La schermata ovviamente anche qui fa attendere la suspense. E Jack Flaherty firma per i Cincinnati Reds. Cioè sostanzialmente Flaherty è andato insieme ovviamente a Torres in una squadra dell'elite come la nostra, ma che gli ha offerto più soldi evidentemente. C'era più interesse a quanto pare per queste superstar. Se però appunto la free agency nel primo modo non va a buon segno, ci sono anche giocatori che si propongono. In questo caso Amed Rosario è un seconda base, ha 29 anni, può fare anche tanti altri ruoli. Vedete in basso, terza base, interbase, esterno, insomma... quello che vuole, quindi è un giocatore di sistema, non è una superstar, ma che per questi White Sox secondo me può essere utile. Non dobbiamo neanche, secondo me, sforzarci più di tanto. Nel dubbio gli offriamo comunque un anno in più di contratto, ne chiedeva 5 per 3 milioni all'anno, noi gli offriamo 6 per 3 e un quarto sostanzialmente, e vediamo se Rosario, a differenza degli altri, accetta l'offerta. Anche qui tanta suspense prima della schermata. Rosario accetta, l'ex giocatore dei Cleveland Guardians è un nuovo giocatore dei Chicago White Sox e verosimilmente sarà il seconda base titolare, perché Nicky Lopez non sarà più di questa squadra. Però attenzione, perché ci sono anche superstar ancora liberi in questo gioco, giocatori comunque importanti. Max Fried, che giocava agli Atlanta Braves, giocatore importantissimo anche lì, cazzo durissimo, 7 anni, massimo di soldi possibili immaginabili, e Max Fried decide di firmare per i Chicago White Sox. Arriva un colpo fondamentale per il reparto partenti di questi White Sox, che avevano soltanto Garrett Crochet come prima opzione, e Max Fried, 86 di overall, da 31 anni, andrà di fatto a finire la carriera ai Chicago White Sox e verosimilmente sarà il numero uno della rotazione. Esattamente come poi Amed Rosario, arriva un altro colpo proposto direttamente dall'agente del giocatore, ed è un giocatore esperto, il 32enne Frankie Montas, che ha fatto le fortune degli Oakland Athletics in tempi recenti, è andato anche agli Yankees facendo meno bene, ha girato poi 86 miliardi di squadre, e Montas ci viene proposto in questo caso come lanciatore partente, che comunque non è un brutto andare. Con questi free agent che ci vengono proposti, va detto, è abbastanza irrilevante andare a offrire un sacco di soldi, alla fine vengono a gratis, o meglio, pagati il giusto, e infatti Montas è un altro giocatore di quelli che viene a fare la svernatura ai White Sox, e vediamo se ce ne sono anche altri. C'è inspiegabilmente Walker Buehler ancora libero, anche lui ex Dodger, che nella vita reale ha fatto il closer nella gara decisiva, quella vinta
Dai Dodgers in quella grande rimonta da 5-0 a 7-6 in gara 5, però c'è un altro giocatore esperto che può finire la carriera ai White Sox, l'ex giocatore dei New York Mets, Jose Quintana, 80 di over, gli abbiamo offerto il massimo contratto possibile, una cifra onesta, va detto, e Quintana infatti decide di venire da noi. Altro colpo importante, così come è importante questo colpo che vediamo, Will Smith. Poi mi direte, ma chi è Will Smith? Parliamo del catcher dei Dodgers, è un omonimo dell'attore? No, Will Smith non è un acquisto per il meme, signori, è il talismano. Attenzione, perché Chicago White Sox in questa free agency hanno fatto il colpo che gli permetterà di qualificarsi ai playoff. Il talismano Will Michael Smith è un nuovo giocatore della formazione dell'Illinois. Will Smith ha avuto la fortuna e la bravura di vincere 3 titoli consecutivi con 3 squadre diverse dal 2021 al 2023, e quindi anche Smith sarà un giocatore dei White Sox. Il talismano farà in modo di risollevare questi White Sox, vedremo. In tutto ciò, ultima settimana di free agency, proviamo il colpo dei colpi. Walker Buehler, che ha portato a casa gara 5 nella vita reale delle World Series, è ancora libero, non c'è nessuno che gli ha fatto un'offerta, gli offriamo tutto quello che abbiamo. Attenzione, perché ci potrebbe essere il colpo dell'anno per i White Sox. Sì, è così, Walker Buehler con la casacca numero 21 è un nuovo lanciatore dei Chicago White Sox. Una free agency che inizialmente era partita male, vede comunque degli acquisti di sistema, in questo caso Amed Rosario, e anche delle superstar, perché comunque Max Fried è un buonissimo giocatore, Walker Buehler l'abbiamo visto nella vita reale, e questa è la somma, diciamo, di tutti gli acquisti. In particolare abbiamo tanti lanciatori, abbiamo rifirmato John Brebbia, abbiamo preso Jimmy Garcia, lo sceriffo Andrew Chafin, Sean Armstrong, appunto Walker Buehler, un altro giocatore esperto, Chris Martin, abbiamo preso Will Smith, insomma, Jose Quintana, Frankie Montas, Max Fried, Amed Rosario e anche il catcher Travis d'Arnaud. Insomma, abbiamo evidentemente puntellato, migliorato i ruoli che dovevano essere migliorati. Qualche colpo poteva essere fatto in più. Ci hanno anche per caso regalato Jonathan Scope ed Elvis Andrus, automaticamente si mette lo staff per il minimo salariale. Comunque abbiamo pagato discretamente il monte lanciatori, con il quale di solito si vincono le partite e chissà anche i campionati. Fatto sta che il gioco ci dà 2 stelline in off season. Le key addiction state tutte sul monte di lancio, abbiamo sempre carenze in battuta, ma comunque di più francamente non potevamo fare, il superstar non poteva venire da noi. In tutto ciò è tempo di andare all'opening day. Benvenuti all'Angel Stadium of Anaheim, è l'opening day 2025, i Chicago White Sox iniziano la stagione in trasferta nella parte sbagliata di Los Angeles, quella dove c'è la squadra vestita di rosso che, a differenza dei cugini vestiti in blu, è in piena rifondazione ma non riesce a uscirne. Un opening day tra 2 squadre un pochino malandate, ma che comunque un po' hanno operato in questo mercato nel gioco, e chissà che questo stadio, che è tutto esaurito per l'opening day, non possa vedere effettivamente una bella partita. Chicago White Sox, Los Angeles Angels, non proprio l'opening day che ti aspetti, ma appunto con tanto interesse, soprattutto per noi, una formazione che ha ribruzzato tanto sul monte di lancio. In particolare abbiamo visto che infatti le addizioni più importanti sono arrivate in questo reparto, partenti e rilievi su tutti, e questo mercato ci ha permesso di essere classificati come underdogs. Vedete qui il record previsto, 76 vittorie e 86 sconfitte, che sono decisamente meglio delle 63 della scorsa stagione, ma noi vogliamo puntare a qualcosa di più, perché con gli acquisti di sistema possiamo anche fare bene e con la giusta magma possiamo sorprendere un po', come nella vita vera hanno fatto i Kansas City Royals, che da 63 vittorie sono arrivate veramente ai playoff perdendo contro gli Yankees 1-3 nella serie, e come hanno fatto nella scorsa Zero to Hero Challenge i Colorado Rockies. Questo è il lanciatore avversario, il partente degli Los Angeles Angels è Reed Detmers, che nella vita reale ha fatto una no hit e qui deve invece sperare di fare una prestazione uguale in una formazione che non dovrebbe avere né arte né parte o speranze di playoff. Il nostro invece lanciatore per l'opening day è Max Fried, uno dei 2 colpi importanti sul monte di lancio, insieme a Walker Buehler. Affrontiamo Zach Neto, che è stata prima scelta assoluta del draft del 2022 proprio per i Los Angeles Angels, in un turno peraltro infinito, perché qui ne vediamo solo alcuni, ma siamo da tempo sul conto pieno, sono 10 lanci di questo at bat e Fried deve risolverlo in qualche modo. Lancio del giocatore con la maglia numero 54, impatto di Zach Neto, lungo e profondo a destra, attenzione perché è fuori campo,
da parte di Zach Neto, che rompe il pareggio, e i Los Angeles Angels sono sul tabellone dopo un at-bat infinito. Zach Neto riesce a impattare questo lancio di Fried, che giustamente doveva andare in zona di strike. Zach Neto ringrazia e la sbatte fuori. 1-0 per i Los Angeles Angels. Esplode di gioia l'Angel Stadium, inspiegabilmente tutto esaurito per l'Opening Day 2025. Qui rivediamo lancio che ovviamente rimane in mezzo al piatto. Zach Neto lo gira e lo impatta benissimo. Palla che viene proiettata fuori dalle recinzioni dell'Angel Stadium. 1-0 per gli Angels. Impatto a 114 miglia orarie, a 441 piedi. Gran fuoricampo di Zach Neto. Parte alta del settimo, però, occasione importante per l'attacco dei White Sox. C'è sempre Reed Detmers sul monte di lancio. Caricamento, impatto di Andrew Vaughn. Attenzione perché questa è lunga, e attenzione perché questa è fuori. Immediato pareggio dei White Sox. Andrew Vaughn, questa la troviamo praticamente a San José. Impatto simile a quello di Zach Neto dalla stessa parte. Primo fuoricampo in stagione. Anche i White Sox sono sul tabellone per via aerea. Andrew Vaughn, che come l'opening day della scorsa stagione si iscrive al tabellino dei marcatori con un fuoricampo. Rivediamo l'impatto benissimo, quello di Vaughn, e palla che si perde oltre le recinzioni a 402 piedi, 106,1 miglia orarie di impatto di velocità. È stato sicuramente più importante Zach Neto, ma poco cambia. 1-1 il punteggio, mentre qui altro contropeno, sempre contro gli Angels, con Max Fried che fa impattare questa palla in diamante da parte di Luis Urias. Assistenza per la via 43, ed è terzo out, ed era anche l'ultimo out della prima partita di Max Fried in questa maglia nuova, quella dei White Sox. Arriva Frankie Montas, che qui impatta una palla con il doppio gioco. Grande difesa da parte di Ahmed Rosario. Moncada assiste l'ex giocatore dei Cleveland Indians e fa veramente completare un doppio gioco pazzesco Rosario, che qui rivediamo jump throw ed eliminazione. Raccoglie Andrew Vaughn, si rimane 1-1, e qui arriva un'altra eliminazione direttamente su Frankie Montas, che completa l'opera. Terzo out, e come spesso succede a questi White Sox si va agli inning supplementari. 1-1 dopo la nona ripresa, 6 vali da 2 per i White Sox. C'è un'occasione altrettanto importante nella partita del decimo, sempre con Andrew Vaughn, sempre con un mancino, in questo caso Matthew Boyd. Impatto di Vaughn, e anche questa la troviamo nel parcheggio dell'Angel Stadium. Altro fuoricampo, altro giro, altro regalo. Andrew Vaughn, secondo fuoricampo in stagione, entrambi con dei lanciatori mancini. Questo è ancora più impressionante del primo. 3-1 per i White Sox, o meglio 3-1 per Andrew Vaughn, che i tre punti dei White Sox li ha portati tutti a casa lui per via aerea. Grandissimo giro di mazza ancora una volta nel prima base dei Chicago White Sox, che completa il giro una seconda volta e fa 3-1 per la formazione dell'Illinois, che in questo caso gli extra inning li sta facendo risultare favorevoli. Qui rivediamo il lancio impattato benissimo da Andrew Vaughn. Palla che va oltre le recinzioni per il vantaggio dei Chicago White Sox. È tempo allora del nuovo closer di questa squadra. Non c'è più Johnny Brevia, rifirmato comunque in free agency. Arriva Sean Armstrong, che ha fatto comunque una buona carriera soprattutto ai Tampa Bay Rays, e invece qui esordisce in questo modo con una base per ball, con Logan Hoppy protagonista, due uomini in base, un out. Attenzione però, perché spesso i White Sox hanno subito giri di mazza singoli per perdere le partite anche sopra questa situazione. Lancio di Armstrong, palla in diamante, raccoglie Fitzgerald, doppio gioco che poi si completa. È ball game all'Angel Stadium of Anaheim. Tyler Fitzgerald, l'interbase che probabilmente abbiamo preso dalla spazzatura, completa l'opera, e questo è l'esordio di questi White Sox. Chissà che possa essere di buon auspicio. Il saluto da parte di Matthew Thorgard. Ci vediamo a un prossimo video.